Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video di GTA 5 Online. Ci troviamo nel mio casino Diamond esagerato, raga. Oggi andiamo a modificare questa macchina qua che in tantissimi e per tantissime settimane mi state facendo una testa così tanto enorme, raga, perché mi continuate a dire: Pistar, prendi questa macchina, comprala, modificala, è una figata micidiale, vai, fidati, fai questo, fai quello. Quindi oggi, ragazzi, ho comprato questa nuova auto, tra virgolette nuova per me, ma già uscita, come vi ho detto poc'anzi, già da diverse settimane. E stiamo parlando della Vulcar Nebula Turbo da $797.000. Quindi spero per voi che non sia una fregatura. Io, qualcuno di voi me l'ha già spoilerata perché me l'ha già mostrata di qua di là. Non ho visto tutte le modifiche da fare, raga, però promette bene. In seconda cosa, non so nemmeno che italiano sia, ragazzi, io utilizzo lo SCAF Impact Super Ultra Atomico. Per Halloween me ne è arrivato un altro. Se andate a vedere la sezione community o andate a vedere le foto e le storie del mio Instagram, vedrete il nuovo pad mega atomico. Ancora non lo utilizzo perché finisco di scaricare la batteria di questo qua, finisco di fare questo video e poi dai prossimi video in poi, raga, utilizzerò quello nuovo, quindi magari anche nei video ve lo posso mostrare. Ma se siete curiosi, raga, in descrizione c'è il link per andare nel sito della SCAF e comprare tutto quanto. E mi raccomando, utilizzate il codice sconto BISTARD, così risparmiate un po' di soldi e mi supportate. Già qua il rumore bello corposo. Non so, ragazzi, ma assomiglia a un rumore di una BMW. Adesso così su due piedi non saprei proprio decidere quale BMW, ma che derapone! Io vi ho detto che l'ho vista un po' modificata in giro, ma non l'ho ancora mai guidata. Ma quanto sgomma! Abbiamo sia le miglia che i chilometri! Che figata! Non tutte le macchine hanno sta cosa, eh. Tanta roba Nebula Turbo. Non vedo l'ora di spendere soldi e modificarti. Raga, ma parte via troppo di posteriore sta ma... però è controllabile, però le... le ultime parole famose, raga. Sapete cosa mi balza subito all'occhio? Le ruote anteriori. Guardate quanto si curvano. Hanno una... non una campanatura, ma guardate quanto si curvano all'interno rispetto a tantissime altre auto. Questo ci permette di non perdere troppo la macchina. Quindi questa è una macchina da super ultra mega drift. Capito io, raga? Che la magia abbia inizio, raga. Andiamo subito con una sportiva classica. Poi abbiamo ripara veicolo, armatura. Ma dai, un 40% va bene. I freni ce li mettiamo a bomba. Paraurti anteriore, ok. Colore 1, fendinebbia. Ah, nei commenti ditemi già nella realtà questa quale macchina è. Questi qui da rally, questi così, questi così, questa cosa, questo colì. E cos'è sta roba? Va bene così. Colore 1. Ah, solo così? Ok, mettiamocela del colore 1. Io immagino che tutti quanti voi, raga, l'abbiate fatta così. Anche se questa qui senza nulla c'ha un suo perché. Motori level 4, marmitte a doppia punta, tuning, lattina di fagioli epica. Mia! Mia, la lattina di fagioli, la voglio io. Parafanghi. Ah, abbiamo gli sticker bomb. Ok, abbiamo capito che questa qui è una macchina sticker bomb, come la Smart. Non si vedevano da un parecchio tempo, raga. Veramente da tanto tempo non si vedeva una macchina con le cose sticker bomb. Qui abbiamo le griglie semplici, così, che vanno levati i cosi, con i fendinebbia ancora più grossi e tutta così. E poi noi che caspita vediamo, ragazzi? Questa è la più bellina, non faccio nulla. Poi abbiamo i cofani, abbiamo questo in carbonio, sempre sticker bomb, l'arrugginito, il turbo esposto. Doppio turbo. Perché drift non servono parole, raga. Guardate il motore mio. Poi abbiamo il clacson, le luci. Ci mettiamo subito il kit neon, lo schema, poi il colore lo vedremo successivamente. La livrea, hanno chiamato gli anni 70. Ok, che abbiamo solo una strisciolina, vabbè. Pilota del nord, mimetica geometrica, la fracasso. Questa, raga, ci può stare. Poi abbiamo quest'altra, un po' così, con i piedi per terra. No, troppo da BM. Squalo arrugginito. Questa è carina, raga. Rally,
Hawaiian, Snow e la Steampunk. E poi l'ultima abbiamo Mare di Scarabocchi. Io direi che questa è la mia verniciatura. Feritoie nere. Ah, dietro. E perché mi fa vedere lo scarico? Feritoie nere o feritoie del colore 1? Non lo so se su sta macchina possono andare bene. Vabbè, mettiamo colore 1. Paraschizzi colore 2. Ah, vabbè, ma ce li abbiamo già standard, raga. Quindi sì, dai, mettiamoci il colore 2. Targa mia personalized nera, nera proprio. Verniciatura, gabbia di sicurezza di base. Sì, ci sta, raga. Mi piace perché è bella completa. Poi abbiamo i tettucci, ferie del fine settimana, portapacchi grande, portasci la robaccia e il portapacchi col baule. Questo mi manca, questo mi manca un sacco, raga. Non ho ancora nessuna macchina con il bauli retro. No, vabbè, raga, perché questo qui è proprio il portapacchi dei barboni. Questo è già quelli che dicono, vabbè, dai, mettiamo qualcosa di un po' più solido. Porta sci e poi abbiamo questo qua, il legno con le cose fatte bene, e questi, raga. Mettiamo i porta sci, raga. Anche se dovrebbero fare il porta snowboard, maledetti. Spoiler, sticker bomb. Come lo spoiler, sticker bomb? Come lo spoiler? Ma il bagagliaio questo, spoiler. Poi abbiamo il bagagliaio in carbon, abbiamo l'arrugginito, l'alettone sportivo. Abbiamo l'alettone medio, l'alettone da drift e l'alettone da gara. Fermi tutti! Ma questo qui c'ha anche dei buchi dietro sul bagagliaio. Perché? Mettiamolo absolutely. Le suspension le spariamo. Cavacca! Che caspita su... Farà la campanatura! Non ci credo! Sono nuovamente anch'io uno di quei pirla, raga, che pensano di essere fighi con la macchina tutta storta così che non passano nemmeno su un dosso e poi consumano la gomma solo per il 10%. Trasmissione, mettiamo la stecca, turbo, perfetto. Questi qui, raga, in Giappone è pieno. In Giappone c'è proprio la cultura di fare le macchine così, che vanno ai 3 all'ora, con tutte queste cose qui storte, larghe, che non vanno da nessuna parte. I fenster li mettiamo full black, ma poi dentro non si vede nulla. Ma appunto, noi ci vergogniamo ad avere una macchina del genere, quindi non ci devono vedere. Allora, visto che noi non la lasciamo rossa, come al solito, ragazzi, scatta la mia magia! Ed eccomi qua, tornato da voi con il veicolo completato. È stata una modifica veramente molto molto ardua, perché come potete vedere, non lo so, non mi appaga ancora al 100% questa macchina qui come l'ho fatta. Ho voluto optare per un giallo e un colore dei neon sotto blu, per il semplice fatto che i tubi del turbo, dell'intercooler, del radiatore e via dicendo sono blu, e quindi volevo giocare su questo contrasto. Quindi avevo pensato prima di fare la macchina blu, però classiche macchine blu no, una macchina gialla non la facevo da un botto di tempo. E soprattutto poi la perlescenza, io qui, raga, l'ho fatta gialla montano, però stavo quasi quasi pensando anche di farla un blu profondo così. Cosa dite, sta meglio, fa schifo, cosa ne pensate? Fatemelo sapere sotto giù nei commenti. Oppure la possiamo fare versione rally, quindi raga, voi ditemi se vi piace di più gialla e blu, gialla su giallo, oppure adesso scoprirete. Ed eccomi qua con la modifica che avevo in mente, ditemi quale vi piace di più. Come potete notare, ho cambiato completamente il muso, perché tanto i faretti in mezzo alla griglia e via dicendo, tutte robe finte che non si accendono, quindi raga, tanto vale fare una cosa del genere. Fatemi sapere, raga, fatemi assolutamente sapere. Noi adesso l'andiamo a testare fuori. Guardate un po' com'è. Luci neon sotto blu ci stanno sempre, a mio avviso. Qua le luci, raga, sono inutili, quindi è inutile appunto andare all'Arena War. Hawaii Snow, tutta full white. Guarda che scarico! Ma è un bazooka questo, raga. Bella, bella, bella. Ok, super macchinozza, raga, da Deraponi, è il GT che ci chiama sempre. Va che roba! Va che roba, come sgommi! Full modificata. Io mi immagino questa d'inverno con
Los Santos sotto la neve, raga. Qua bisogna andare su qualche passo di montagna e allora qua ci si diverte, perché se sempre tutto così in derapata, non lo so, raga, io ero veramente molto indeciso. È una macchina molto difficile da verniciare, da trovare una verniciatura. Io volevo farci magari anche i cerchi bianchi, però il cerchio giallo stacca e riprende un po' il giallo sotto il numero. Non andiamo su se accelero tutto. Io sono sempre qua a gas spalancato. Se invece, raga, andiamo via piano, acceleriamo moderatamente, vedete come parte la macchina. Tutto sta nel come uno accelera. Ripeto, fatemi sapere un po' come vi sembra, come l'avete fatta voi più che altro, cosa dovevo mettere. Vi vanno bene gli sci? Non vi vanno bene gli sci? Io adesso qui, apriti sesamo, che ho comprato il super mega villone da 120 milioni di dollari, raga. Vi piace? Qui c'ho il tizio che mi fa le pulizie di solito. Diciamo che questa qui è la macchina di oggi, raga. La Nebula Turbo. C'ha un suo perché. Se qualcuno di voi la vuole comprare per il gusto di derappare, sì e no. Cioè, può starci. Se avete soldi da spendere, più che altro, ci può stare. Altrimenti, raga, la vedo uno sperpero di soldi veramente molto molto elevato. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione, like, commento obbligatori, datemi il vostro supporto, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, questa cosa qui, ragazzi, mi sembra obbligatoria al 100%, e noi come al solito ci vediamo nel prossimo video.